conoscere il Maria, il presidente. Prego. Stefano dov'è? Possiamo cominciare. Buongiorno a tutti, forse possiamo cominciare. Ringrazio tutti gli amici della stampa e tutti gli intervenuti e gli amici ovviamente delle associazioni. Se riusciamo ad accomodarsi, se c'è una sedia la possiamo aggiungere eventualmente. Vabbè, se no poi ci alterniamo, io per primo non mi siederò. Allora, oggi è un'ulteriore pagina di questo formidabile fenomeno di cittadinanza attiva che si è realizzato qui a Taranto. Un formidabile movimento di cittadinanza attiva di cui Nadia Toffa è stata la miccia, il detonatore. Non è la società che si sostituisce alle istituzioni, è la società civile che si affianca alle istituzioni per dare la miglior risposta assistenziale ai problemi che tutti conosciamo. Meglio di me, le associazioni Arcobaleno nel Cuore e gli amici del Minibar ricorderanno questa bellissima esperienza. A me mi tocca soltanto dire che l'ASL di Taranto, grazie anche a tutta la solidarietà, fronteggia quotidianamente le problematiche assistenziali dando risposte di eccellenza. Mi piace ricordare che il reparto di oncologia pediatrica non è che è stato realizzato solo grazie ai soldi, quei soldi sono arrivati e li abbiamo correttamente utilizzati secondo le indicazioni delle associazioni, ma noi quotidianamente investiamo in attrezzature e macchinari, e siccome oggi si parlerà tanto di oncologia pediatrica, mi piace soltanto ricordare che su quel piano al sesto c'è un reparto di terapia intensiva che ha un gradimento enorme all'interno della comunità, al piano superiore abbiamo una neurochirurgia dove si fanno interventi sui tumori al cervello col paziente sveglio, mentre addirittura suonano gli strumenti musicali. Al piano sotto si fanno interventi di chirurgia e nel giro di pochi anni, Presidente, interventi di chirurgia di tumore al polmone, 130 l'anno, prima zero, interventi di tumore al seno, 130 l'anno, tanto essere accreditato come breast unit, prima zero. C'è un'intera azienda che è un'eccellenza per le patologie oncologiche. La riconversione del Moscati, grazie alla programmazione della Regione, ha consentito di dare risposte e mobilità addirittura attiva dalle province limitrofe e dalle regioni limitrofe, un'intera azienda che si muove per dare le migliori risposte assistenziali. Nadia Toffa è stata miccia e detonatore di questo formidabile movimento che ha raccolto più di 500.000 euro. Mi piace ricordare che oltre che gli amici dell'associazione anche un sindacato, addirittura nel donato di 80.000, e noi quotidianamente abbiamo una fila
di benefattori che vogliono donare all'oncomatologia pediatrica. Chiudo soltanto dicendo: il disagio non è in ospedale, è fuori. Se si vuole fare beneficenza, se ne può fare tantissima, soprattutto fuori dall'ospedale. Colgo questa piccola, diciamo, ribalta mediatica per rilanciare questo messaggio, perché veramente sta diventando anche un pochino imbarazzante, diciamo, l'elenco di persone che vogliono venire a donare regali ai bambini che sono ricoverati in ospedale. Già in ospedale c'è un'assistenza eccellente e fuori il vero disagio. Detto questo, non ho da aggiungere altro. Comincio subito questo momento di comunione. Siamo sotto Natale, questo è un momento di comunione, Presidente, perché tutti insieme, società civile e istituzioni, viaggiano a braccetto per dare la miglior risposta alle problematiche di questa realtà. Quindi passo subito la parola al Sindaco, che oggi so che è rappresentato dall'assessore Cinque Palmi, che tra l'altro ha un ruolo all'interno del reparto anche di volontariato, anche questo di eccellenza. Prego, Assessore, per un saluto. Buongiorno a tutti, sì, porto i saluti del Sindaco, che oggi purtroppo non riesce a essere presente, c'è un consiglio comunale, quindi non sperava di esserci, ma non ce l'ha fatta. Io sì, sono nella doppia veste oggi di assessore, ma anche di presidente di Simba. Noi siamo presenti sì in pediatria, ma anche in oncoematologia. Io non smetterò mai di ringraziare Nadia Toffa e i presidenti delle associazioni Amici del Minibar e Arcobaleno nel Cuore, per aver raccolto questi fondi, ma per aver mosso queste masse. Nadia Toffa ha mosso le masse e ha sensibilizzato circa l'importanza di avere a Taranto questo reparto, di aver portato a Taranto, di aver fatto comprendere l'importanza di avere a Taranto un reparto di oncoematologia pediatrica. Non smetterò mai di ringraziare il Presidente di aver portato, di farci aver avuto a Taranto il primario, il dottor Cecinati, che cura egregiamente i nostri bambini. Quindi grazie di cuore, veramente grazie a Nadia Toffa. Io veramente vi ringrazio di cuore. Avuto dalla nostra città la cittadinanza onoraria, ed è veramente un fiore all'occhiello per noi. Grazie infinite e auguri di buon anno a tutti noi. Grazie. Benissimo. Valerio Cecinati, se Nadia è stata la miccia e il detonatore di questo formidabile movimento, e la ciliegina sulla torta è stata Valerio Cecinati, che grazie al suo ruolo non soltanto di bravissimo professionista, ma per una grande empatia con i bambini e con i genitori e con le associazioni, sta dando ulteriore lustro a questo reparto. Prego, Valerio. Sì, io volevo ringraziare tutti voi che siete venuti qua, e vi do il benvenuto ai genitori di Nadia in quella che adesso considero ormai la mia città, cercando di fare il meglio per i bambini di questa città, non solo, anche della provincia e delle altre città vicine. Io devo ricordare una cosa, che la spinta alla costruzione di questo reparto è stata data da due persone che ho incontrato anche qua, che sono i genitori di Giorgio e quindi dell'associazione Giorgio Forever, per cui abbiamo fatto insieme anche a loro l'incontro in Dipartimento della Salute Regione, e quindi è stata data la scossa per poter costruire questo nuovo reparto. Io devo anche ringraziare tutti, oltre voi della direzione, a cui chiedo sempre tanto e comunque ho delle risposte. Devo ringraziare anche i responsabili, e non solo i medici, di tutti gli altri reparti, perché per poter costruire questa cosa non possiamo andare da nessuna parte. Questo ce l'ha insegnato Nadia, che se le cose non le facciamo tutti insieme non andiamo assolutamente da nessuna parte. Grazie per la pazienza che avete avuto con me, perché per poter costruire tutto questo serve chiaramente lo sforzo di tutti. Grazie per la solidarietà che abbiamo avuto da tutta Italia, e non solo. E io spero di continuare a costruire qualcosa di buono di questa città, per questa città, perché sempre di più ci sia la possibilità
che arrivino di questa città delle notizie che sono notizie belle. È una città bella, è una città in cui però bisogna anche combattere e prendere delle posizioni chiare. A tante anche altre persone che ho conosciuto, diciamo, nel percorso, e quindi io spero che questo veramente sia l'inizio di un percorso che insieme alla direzione generale, insomma, dottore, lo riusciremo a fare, quindi a costruire qualcosa che sia un punto di riferimento. Grazie a Nadia per quello che ha cominciato e speriamo di essere all'altezza. Grazie Valerio. In questa storia, in questo bel racconto di cittadinanza attiva, si inserisce anche una Alessandra Marotta, che pur non essendo tarantina, è salentina, è neretina. Una sera, Alessandra, racconta tu stesso che cosa è successo e che iniziativa hai rilanciato. Prego. Allora, sì, salve. Allora, io sono solo un mezzo, praticamente, cioè sono un mezzo di cui siamo arrivati a tutto questo. Io in realtà vorrei fare un ringraziamento sentito, perché i veri protagonisti di quello che sta accadendo oggi, Presidente, dimmi se sei d'accordo con me, sono i 92.884 firmatari. Sono un applauso, grazie, perché io quando ho aperto questa petizione l'ho aperta, diciamo, perché passala che sono una fan di Nadia, però l'ho aperta con un senso di gratitudine, Margherita, alla famiglia Toffa, perché questa donna ci ha insegnato tanti valori della vita. Quindi io ho aperto questa petizione, ho cominciato a raccogliere 6.000 firme, a 9.000 firme pensavo già di poter andare dal presidente a dire dobbiamo intitolare il reparto, solo che nell'arco di 3 settimane mi sono ritrovata da 6.000, 9.000, 20.000, 40.000 a 80.000. Ho contattato il presidente e lui mi ha subito accolta per dire portami le firme. Sono andata, gli ho portato le firme e lui naturalmente l'ha portato in consiglio regionale per... Vabbè, era già un'idea che lui, comunque ci tengo a dirlo, presidente, scusami, che era già un pensiero che lui aveva a cuore. Questo lo voglio dire, perché quando io gli ho mandato un messaggio su WhatsApp, perché credetemi, ho preso il suo numero tramite una trasmissione, pensavo che non mi servisse, in realtà mi è servito. Lui mi ha detto continua a raccogliere le firme e poi ci vediamo. Quando sono arrivata a 80.000 firme ho detto presidente, forse è il caso di venire, perché qua la situazione un po' si sta facendo abbastanza grande. E io verso Nadia ho una grande gratitudine, ma non solo io, perché credo che quello che io ho fatto sia dello stesso pensiero tutte queste persone che hanno firmato. Io come Alessandra Marotta devo ringraziare prima loro, perché loro mi hanno dato la forza e la spinta per riuscire ad arrivare fin qua, perché credo che era dovuto a questa persona, a Nadia, di fargli un riconoscimento, di dirgli almeno un grazie, e questo è uno dei tanti modi che possiamo avere per dire grazie per Nadia. Quindi non mi voglio prolungare, perché non sono abituata a fare interviste e a vedere tutta questa gente, credetemi, non ho chiuso occhio questa notte, quindi per me è una cosa incredibile, e mi sono scritto qualche appunto perché ci tengo che voi vediate veramente per quella che sono in realtà. Di tutto questo io volevo ringraziare naturalmente la mia amica Valeria Coi, la giornalista Valeria Coi, che mi è stata tanto vicino e che mi ha dato una grande mano. Tiziano De Pirro, un altro salentino che mi ha aiutata sempre in silenzio, e poi volevo ringraziare il fan club di Nadia Toffa, Gabriele e Monica, perché mi hanno pure aiutata su Facebook per condividere questa petizione qua. Poi voglio ringraziare Ignazio D'Andria, perché io in realtà quando ho aperto questa petizione non l'ho aperta dal niente, ma perché l'ho aperta seguendo un progetto, e il progetto di Ignazio con i ragazzi del mini bar, con l'associazione Acrobaleno nel cuore. Dopo un mesetto io l'ho contattato, mi sono presentato e ho detto mi è venuta questa felice idea di intitolare il reparto che voi avete, insomma, avete aperto grazie alla collaborazione di Nadia. Ignazio, poi vorrei anche ringraziare, che magari se ne è parlato veramente poco, Giuseppe Russo, che è un ragazzo, io lo chiamo il bike man, è un ragazzo che si è partito
da Brescia fino a Taranto e ha raccolto 24.000 euro per il reparto, quindi va anche un ringraziamento a lui. I miei amici di Nardò, le mie amiche di Nardò, voglio ringraziare. Naturalmente, Presidente, questo era scontato, ti devo ringraziare a te perché sei stato di una umiltà unica, perché non pensavo mai che nel momento in cui ti mandavo un messaggio mi avresti risposto. Te lo giuro, quella cosa per me mi ha riempito veramente il cuore. Quindi un ringraziamento al Presidente, alla Giunta regionale, ai consiglieri, perché sicuramente anche loro hanno accolto la domanda che io ho portato al Presidente, e il dottor Cecinati, che l'ho conosciuto dopo, che è una persona squisita, il direttore dell'ASL, Stefano Rossi, Roberto ti stavo chiamando, scusami, Stefano Rossi, ma il ringraziamento più grande in assoluto appunto va a Nadia Toffa, perché tutto questo è accaduto per Nadia. Ci siamo rincontrati di nuovo, questa donna ci sta facendo di nuovo rimettere in gioco, cioè vedere tutti noi qua uniti che vogliamo fare qualcosa, sicuramente è grazie a Nadia. Quindi il mio ringraziamento più grande va a Nadia e a tutto quello che faceva prima, già in trasmissione, quello che ha fatto mentre era in TV e quello che ha fatto anche mentre era dopo, perché questa donna sicuramente ci ha lasciato una grande eredità. E quello è veramente il valore della vita e la forza e il coraggio che dobbiamo avere davanti a qualsiasi ostacolo. Io quando ho visto Nadia in televisione che ha dichiarato di avere un tumore, chiamiamolo come diceva lei, chiamiamolo per nome, un tumore, io ho rivisto i miei parenti, perché la motivazione per cui mi è partita la petizione è stata che nella mia famiglia ho perso mia madre, ho perso mio zio per questa malattia. Quindi io sono stata spinta da questo, perché guardandola negli occhi in televisione io mi sono sentita una di loro, anche se grazie a Dio diciamo che sto bene. Quindi il reparto oggi sarà dato il nome di Nadia, e vorrei anche dire che dietro al nome del reparto Nadia Toffa ci sono i nomi di tutti i bambini, tutti quelli che sono entrati, quelli che escono, quelli che purtroppo ci rimangono per tanto tempo. Quindi per me Nadia Toffa è, come si dice, il capo di quel reparto, e dietro ci sono tutti questi bambini che sono veramente dei grandi guerrieri come Nadia. Un applauso per Nadia e per questi bambini. Grazie Alessandra. La compianta Nadia Toffa ha fatto giornalismo d'inchiesta, e noi qui a Taranto lo sappiamo bene. È venuta, ha girato, ha parlato con i medici, ha parlato con me, domande sempre precise, puntuali, senza mai voler scadere nel protagonismo, nel sensazionalismo, anzi. E nel girare e nel chiedere, come da buon giornalista, un giorno entrò anche in un bar nel quartiere Tamburi. E in quel bar si è imbattuta in Ignazio, e da lì è nata una storia. Ignazio, raccontacela tu. Buongiorno. Sì, io sono Ignazio D'Andrea, il promotore della maglietta. Un giorno Nadia è venuta al bar a prendere il caffè, erano già un po' di anni che ci conoscevamo, abbiamo anche litigato con Nadia, e quindi quella mattina, invece, prendendo il caffè, eravamo soli e gli ho detto questa frase: "Io scapaccio per te", una frase che mi diceva sempre l'ideatore di questa frase, che è Ciccio Gemmano, un amico. Quindi, dicendo questa frase a Nadia mi dice: "Ignazio, ma cosa hai detto?" Dico: "Nadia, vieni domani che ti devo dare una cosa". Avevo questa maglietta che ormai da anni circolava nel bar, che io davo a tutti i clienti che passavano a salutarmi durante le vacanze quando andavano via, e quindi ho dato questa maglia, e Nadia mi dice: "Ah sì, bella, bello il colore che piacciono a me, nero, rosa, ok, grazie, saluta a tutti", va via. La domenica sera invece, in trasmissione, lei è seduta lì sul banco con questa maglia. Mi sono sentito un po' Marco Tardelli ai mondiali, quando ho fatto quel gol, quando abbiamo vinto i mondiali non capivo niente, mamma che mi diceva: "Arrapigliate", e quindi così è stato. La gente che mi chiamava, dalla mia prima amica Melania, che mi ha fatto il messaggio: "Guarda la maglia nostra in televisione, che bello, ok", e così ho ringraziato Nadia. Poi non sapevo che il giorno dopo già
volevano le magliette, quindi abbiamo iniziato con pochissime magliette, li vendevo, ma vendendo le magliette quei soldi io li mettevo in tasca. Mio fratello Enzo, grazie alla sua idea, dice: ma chiama Nadia, vedi un po' se possiamo fare beneficenza e pensiamo un po' ai bambini di Taranto. Dico: ma ci provo. Nadia, le magliette tutti la vogliono, però che ne pensi di fare beneficenza se tu ne sei madrina di questa maglietta, visto che sei stata così carina a metterla, io ti ho regalato la maglietta e tu così carinamente l'hai messa in trasmissione e la gente adesso la vuole. E lei mi ha solo risposto seccamente: ne sarei onorata. E così è partito tutto. Poi la gente voleva le maglie, lei è scesa per il servizio, non conoscevo la piccola Gabriellina, non conoscevo poco Alba, le mamme del servizio che hanno fatto grande scalpore e commosso dell'Italia intera. Nadia, tutta contenta, è venuta al bar, continuava a darmi forza, coraggio, perché a un certo punto io, avendo bisogno anche di un'associazione, dove fortunatamente con l'associazione Arcobaleno del Cuore è stato subito intesa, si sono messi a disposizione per fare questa raccolta fondi, anche perché Nadia quando chiamava trovami un'associazione, dovevo trovarla, trovo un IBA, dovevo trovarla, cioè era Nadia, ma io sono una iena, quindi sono una iena. Così è stato, è partita questa iniziativa, un'iniziativa che è andata benissimo, bene, un grazie anche alle iene che ci hanno supportato e mi hanno messaggiato dicendomi che non trascureranno mai i bambini di Taranto, saranno sempre con noi, e li ringrazio pubblicamente, un grazie a Nadia per quello che mi ha fatto passare, perché sono stati anche giorni abbastanza duri, abbastanza forti, ma poi mi ha trasmesso tanta gioia e tanta amore nel cuore, perché io faccio i caffè, sono un barista, e trovarmi così su un piedistallo, chiamiamo piedistallo no perché può essere una cosa brutta, ma sentirmi nominato, ringraziato da persone, a volte mi abbracciano anche se non li conosco perché mi hanno riconosciuto. Mi fa star bene, e quindi questo bene io cerco di trasmetterlo a tutte le persone. Questo progetto è nato a Taranto per i bambini di Taranto. Io avevo pensato subito all'oncologia perché era quello che serviva maggiormente, c'era più bisogno di questo reparto. Però non dimentichiamo che dobbiamo farlo per i bambini di Taranto. I bambini devono essere seguiti dalla neonatologia a tutti i reparti che possono colpire i bambini, la talassemia, il diabete, i bambini che hanno problemi di autismo, che è un problema che oggi a Taranto sta galoppando molto, e dobbiamo cercare di interessarci per tutto, quindi i bambini dobbiamo seguirli dalla nascita in poi, non trascurando assolutamente il reparto oncologico, che è la cosa sempre più importante a Taranto. Io poi, meriti, non meriti, applausi, io ringrazio tutti. Ho un piccolo messaggio che ha lasciato Nadia, vorrei farlo sentire. Si parla di elogi. Nadia è sempre stata umile, è stata sempre la ragazza della porta accanto, quando avevo problemi qualcosa chiamava e lei: non preoccuparti. E quando diceva Nadia: la gente ti ringrazia, e qualcuno che magari, non voglio fare polemiche, è stato un po' al di là della situazione, Nadia mi diceva sempre: Ignazio, stai attento che voi siete stati bravi, tutti, gli italiani, i tarantini, e il messaggio che ha lasciato è questo. Certo che è così, cioè io non mi voglio prendere i meriti di niente, è andata così, nel senso che casualmente, e tu molto carinamente mi hai regalato la maglietta e sappiamo benissimo com'è andata, ma il merito è vostro, il merito è delle persone che hanno comprato la maglietta e che vi hanno sostenuto, quindi questo faccio, dico, reso conto della raccolta, ringraziando le persone che ci guardano, perché sono loro che comprando la maglietta hanno sostenuto tutta la campagna e hanno reso possibile far arrivare due pediatre e creare il reparto. Quindi questo è, vedrai che insomma girerà, anche tu fallo girare, non so se lo pubblichiamo tra una mezz'ora, una cosa così, comunque tu controlla sul Facebook delle Iene. Un bacione grande. E qui scatta l'applauso anche lui.
Quindi va un grazie a tutti. Un grazie a tutti. Tutti coloro che hanno fatto girare la maglietta nel mondo, abbiamo le foto sul profilo Io Scapaccio per Te da tutte le parti del mondo, dal Brasile, dalla Spagna, dalla Giamaica, dall'Africa. E voglio ringraziare Alessandra che prima di partire di questo suo impegno mi ha contattato e ci siamo voluti subito bene. Qui a mio fianco c'è Santo Castro che con l'associazione Arcobaleno del Cuore ha fatto un grande lavoro. Devo dirle solo grazie, non ho altro da dirle, anche perché ci continuiamo a vedere, quindi mi dobbiamo dire che noi comunque continueremo a collaborare con sì, la fondazione. Io devo ringraziare Margherita per la sua presenza qui e perché sono anche un po' il portavoce della fondazione Nadia Toffa, quindi mi ha promosso in questo modo qui, quindi aiuteremo con le magliette Scapaccio per Te, con la maglietta. Ecco, è arrivata la maglietta, Enzo, per piacere. Lui è mio fratello Enzo, quello dell'idea della beneficenza. Ecco lui. Questa è la maglietta della Fondazione Nadia Toffa, che parlerà poi Margherita di questa maglietta. Quindi grazie a Margherita. Il presidente Emiliano, mi auguro che continui a fare qualcosa per mantenere sano, forte, vivo l'ospedale, il reparto, tutto ciò che a Taranto manca, e quindi abbiamo come punto di riferimento, anche perché lo ha dimostrato e lo ha promesso che manterrà questo, questo unirsi a noi per portare avanti per bene la salute dei bambini. E il papà di Nadia ormai gli mando solo un bacio e un grazie a Stefano Rossi che è sempre disponibilissimo. Da non dimenticare, prego prego, sempre disponibili. Da non dimenticare che questa nave dove ci sono tutti questi marinaretti, questi bambini, è capitanata da un grande capitano. Il capitano è il dottor Cecinati Valerio, che è una persona meravigliosa. Grazie Valerio. Grazie a tutti. Ignazio non fa soltanto gli ottimi caffè, fa anche dei panettoni pieni di gelato, che consiglio a tutti. Questo è uno spazio pubblicitario che ti sto dando. Se tu sei stato il Tardelli, però c'è stato anche un regista che dietro le quinte ha governato, perché l'associazione Arcobaleno del Cuore e Santo hanno dovuto governare una macchina che ha movimentato tantissimi soldi, e questo non dobbiamo, cioè non è stato facile, non è stato facile, perché avere a che fare con tanti soldi, Santo, non è stato facile. Noi ci siamo subito fasati, diciamo così, e c'è stato un rapporto di fiducia. E Santo, dici tutte le difficoltà che hai incontrato in questa esperienza. Santo è anche il volto, diciamo, più della beneficenza, diciamo, come la testa sua, diciamo, così, liscia come la testa sua. Prego, Santo. Grazie. Non è semplice parlare dopo questo intervento di Ignazio, che insomma sicuramente ci colpisce, insomma, arriva a far vibrare le corde del nostro cuore. Vi ringrazio per la possibilità che mi è stata data oggi di essere qui presenti in mezzo a voi. Mi presento, nonostante sia già stato fatto, mi chiamo Casto Santo e sono il presidente dell'associazione di volontariato Arcobaleno nel Cuore, ente proponente nonché responsabile del progetto che porta il titolo Io gli Scapaccio per Te, insomma la famigerata raccolta che, come ben sappiamo, ha portato alla creazione, all'implementazione di tutto, e dico di tutto, il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, nonché all'elargizione della borsa di studio prima della dottoressa Coronica e poi di due medici specializzanti, e ancora all'apertura di una nuova sezione del reparto di oncomatologia pediatrica presso il reparto di pediatria che sarà oggi inaugurato ed intitolato alla nostra amatissima Nadia Toffa. Ecco, io volevo rubarvi soltanto due minuti per fare dei ringraziamenti che ritengo essere doverosi. In primis volevo ringraziare le prime due persone che ho incrociato prima che partisse tutto questo, e che già erano impegnate su più fronti perché tutto ciò potesse avvenire, cioè la dottoressa Moschetti,
e la dottoressa Candida Fasano. Poi volevo ringraziare ovviamente l'ideatore, il promotore, il vero motore, no, di questa grande macchina di solidarietà che si è messa in marcia, che è Ignazio D'Andria, qui accanto a me. Poi volevo ringraziare, non è soltanto un ringraziamento di circostanza, ma è un qualcosa che sento veramente profondamente, il dottor Stefano Rossi, sulla fiducia del quale io so con estrema certezza di aver potuto sempre, e davvero sempre, potuto contare, oltre che poi alla professionalità del dottor Valerio Cecinati, che insomma sta dimostrando sul campo e che soprattutto insomma mette in evidenza quella che è la sua sensibilità, la sua attenzione nei confronti insomma dei piccoli degenti del reparto. Poi mi permetto di ringraziare anche i legali delle Iene, ahimè, perché pur non essendo fisicamente presenti ci hanno sempre e continuano a seguirci costantemente, ci garantiscono il loro supporto, la loro professionalità giuridica e ci consentono, ci aiutano anche insieme alla dirigenza ASL a gestire nel miglior modo possibile quelli che sono i fondi che, come insomma ben sapete, o se non lo sapete ve lo ricordo, sono pari a 527.000 euro. E poi volevo ringraziare il mio più vicino collaboratore, che è lì che sta facendo le riprese e che è Cosimo Lamura, con il quale abbiamo passato settimane e settimane a rendicontare, a contare, a controllare ricevute, abbiamo trascorso notti insonne anche, no? Nel cercare di gestire nel miglior modo possibile questa marea di donazioni. E poi consentitemi una cosa, al di sopra di tutto e di tutti, e non me ne vogliate, voglio ringraziare tutti i volontari, parte dei quali è qui oggi presente, perché i volontari sono quelli che hanno sempre lavorato dietro le quinte, che non hanno avuto la possibilità come me oggi di stare sotto questi riflettori e parlare, no? Dire la mia, ma che instancabilmente davvero hanno offerto il loro tempo, la loro disponibilità, sacrificando anche quella che era la loro famiglia e il loro lavoro per poter portare alla realizzazione di questo progetto. Ultima cosa e poi concludo. Io sono il presidente di un'associazione di volontariato e tengo a ribadire che il volontariato è una forma di servizio, forse la più nobile, e come tale, proprio nella parola servizio, ci sta il senso, il significato di ciò, no, che vuole trasmettere, cioè l'essere a disposizione di dove si legge un bisogno, in modo da poter dare, a seconda di quelle che sono le possibilità, le potenzialità, delle risposte. Commetteremmo un gravissimo errore, come ahimè sta succedendo, purtroppo sento in televisione, mi arrivano da più parti tante notizie, cercare di ribaltare le cose, cioè nel senso che utilizzare un reparto, utilizzare una bella iniziativa per scopi secondi, per scopi che non sono finalizzati al volontariato, ma al perseguimento di scopi personali. Piccolo esempio, ciò che è capitato, vabbè, ieri mi è stato mandato un messaggio nel programma di La7, dove è stato istituito un numero, io ne ho parlato proprio stamattina col dottor Rossi, che mi ha invitato anche a parlarne, per effettuare una nuova raccolta sempre per il reparto di oncoematologia pediatrica, in maniera tale da portare a Taranto un nuovo medico. Vi dico in anteprima che abbiamo ancora dei fondi da spendere, per cui il nostro problema è quello di cercare di impiegarli nel miglior modo possibile. Perché attivare una nuova raccolta? Per cosa? Quindi cerchiamo di rimanere con i piedi per terra e di dar credito e fondo a quello che è già stato fatto e magari, come ha detto il dottor Rossi, di concentrarci su quelle che sono le realtà che possono in questo momento avere davvero bisogno. Grazie. Grazie Santon, sei commosso? Sì, perché va chiarito. Se il personale medico non c'è, non perché non ci sono i soldi, perché anzi mi piace ricordare, quando furono raccolti 500 e passa mila euro, erano destinati esclusivamente per il personale. Dimostrammo per tabulas che nonostante gli avvisi non riuscivamo ad assumere e quindi si decise di cambiare con un addendum quel protocollo e di destinare quelle somme a ristrutturazione.
Ma diciamo, non è che i pediatri non ci stanno perché, per capriccio, perché non ci sono i soldi. I soldi ci stanno, ci mancherebbe altro. Ecco, la Regione, da questo punto di vista, noi abbiamo capacità di spesa di personale che non è assolta perché non ci sono più gli specialisti in Italia per difetti di programmazione a cui il Presidente ha anche più volte richiamato. Detto questo, grazie Santo di queste belle parole, noi abbiamo la fortuna di avere con noi e la mamma della compianta Nadia, che a parte la somiglianza eccezionale che ce la fa, noi l'abbiamo un po' conosciuta nelle trasmissioni televisive, per averla qui con noi ovviamente un'emozione grandissima. Signora, a lei la parola. Io sono molto emozionata in maniera esagerata, sono felice di essere qui con voi perché so che voi avete conosciuto Nadia, lei vi amava tantissimo, amava Taranto, amava i bambini di Taranto, ha fatto di tutto per aiutare. C'è riuscita, la cosa continua, la faremo continuare con altre iniziative. Sono felice perché il reparto di oncoematologia verrà intestato a lei per merito di Alessandra Marotta, per merito di Ignazio D'Andria, per mezzo del Presidente Emiliano. Ne sono felicissima. Continueremo con la fondazione che abbiamo creato a suo nome a dare fondi sempre al reparto di oncoematologia, perché lei era quello che voleva. Vi ringrazio tutti di cuore, vi sono tanto grata e vi voglio tanto bene, non mi sento meno sola accanto a voi perché mi date tanto calore. Non riesco a dire altro. Di grandissime emozioni e di Presidente, ricostituzione. Il papà voleva dire due parole. Sì. C'è con noi anche qui il signor Maurizio, che è il papà di Nadia, che quando abbiamo organizzato mi dicevano avrebbe avuto difficoltà nell'incedere, ci siamo organizzati ascensore, invece per venire dall'albergo qui abbiamo distaccato tutti a tappe e siamo arrivati primi. È un signore, prego, signor Maurizio. Grazie davvero. Sono emozionatissimo anch'io, non è che qui sono veramente molto, avete già detto tutto e quindi sono molto contento di quelle vostre parole che avete esaltato mia figlia, che veramente era proprio come l'avete descritta voi, insomma, una ragazza splendida in tutti i sensi, capace di fare ogni genere di robe, insomma, che le competevano, cominciando di essere per gli altri, di essere costantemente a favore dei più deboli e così via, insomma, ecco, quindi vi ringrazio moltissimo, siete stati molto, molto umani nel senso di avermi voluto bene tutti qui. Allora, diciamo che Nadia ha riunito il sud col nord, proprio nel vero senso della parola, cioè noi siamo orgogliosi di queste cose qui che ha fatto. Grazie signor Maurizio, prego Presidente. Maurizio mi ha veramente anticipato, nel senso che il dono più grande che abbiamo ricevuto è stato quello di avere rimesso insieme una comunità. Raccogliere dei soldi per una cosa che serve agli altri è un'azione catartica, cioè che spiega a tutti che questa, come qualcuno ha detto, è una barca nella quale siamo dentro tutti e chiunque ha diritto e per certi versi il dovere di contribuire, perché io ho cominciato a conoscere Nadia con una campagna contro il gioco d'azzardo, perché voi dovete sapere che ci sono tante contraddizioni nelle istituzioni, e Nadia aveva una capacità di individuare le contraddizioni, e devo dire che io ho sempre condiviso questa impostazione, perché le istituzioni quando si contraddicono danneggiano se stesse. Allora, raccogliere 90 miliardi di euro dal gioco d'azzardo, normalmente dalla povera gente, per Nadia era una cosa che non andava bene, e ci chiese
a tutti i sindaci d'Italia di fare, io ero sindaco di Bari, di fare una raccolta. Ovviamente era una giornalista delle Iene, quindi dovete immaginare con quale cautela ci muovevamo e con quanta cautela Nadia aveva rapporto con me, perché sapeva di avere davanti un politico. E quindi ci siamo guardati a lungo e poi è arrivata la giornata dei tamburi. La giornata dei tamburi è la giornata in cui io e lei, praticamente da soli, con il suo solo operatrice, se non mi ricordo male, cominciamo a camminare per il quartiere. Siamo entrati nelle case delle persone, siamo andati su una terrazza dove si poteva raccogliere con le mani la polvere che si raccoglie sulle case di Taranto e della quale nessuno in Italia aveva avuto il coraggio di parlare, perché noi oggi stiamo parlando della difesa, degli ospedali, ma non potete pensare che il Presidente della Regione sia contento di tirare su degli ospedali nella questione che riguarda Taranto. Noi dobbiamo chiudere le fonti inquinanti. Nadia aveva cominciato il lavoro da lì, poi aveva, con un'ottica politica straordinaria, aveva capito che bisognava avere l'attacco e la difesa. Ma è stata una giornalista che ha raccontato come stavano i fatti di Taranto e l'ha raccontato, vi garantisco, a suo rischio e pericolo, perché parlare della vicenda di Taranto e spiegare i dati epidemiologici di Taranto, che sono superiori a quelli della media regionale, qui la gente muore di più che in altri luoghi. Questa cosa la ignorano molti italiani. Lei è stata capace di unire il nord e il sud, come diceva Maurizio, nella verità, perché unire il nord e il sud a pacche sulle spalle sono bravi tutti, ma unirli sulla verità non è una cosa semplice. Io cammino ancora per il nord in cui mi dice: ma tu perché ce l'hai con l'Ilva? Mi dicono a me. Ma ti rendi conto che è importantissima per l'Italia? Ho detto: ma tu ti rendi conto che io devo guardare in faccia i genitori dei bambini della mia città e gli devo dire cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo andare? E su questo Nadia è stata un giornalista, quelli proprio con la G maiuscola, perché non è una benefattrice Nadia, non confondete, è una giornalista. È una giornalista, perché sono ancora tutti lì i suoi servizi, basta rimandarli in onda, basta rivederli, ristudiarli, riprendere parola per parola. Io spero con Margherita di riprendere quello che ancora Nadia non aveva potuto esprimere nei suoi servizi e che era nel suo computer. Ho promesso, come ho promisi qui a Salvatore Pisconti, che avremmo creato l'oncologico di Taranto al Moscati. Tutte le cose di cui stiamo parlando 4 anni fa non esistevano, e se io non avessi conosciuto Ignazio, non avessi conosciuto le tante persone che sono venute qui, io stesso forse non avrei capito l'importanza di dire una cosa e poi farla, perché questa è una città dove quando dici una cosa e poi non la fai, la perdi completamente dalle mani, giustamente, anche perché qui di parole ne sono state fatte sempre tante e di fatti pochissimi. Quindi Nadia era per noi non solo un guerriero, come diceva lei, ma era un garante. E questo garante non è morto. Vi dico questo perché il garante Nadia Toffa è vivo, è qui. Le sue parole sono lì. Ognuno di noi si dovrà confrontare vita natural durante con quelle parole. E nessuno di noi potrà fare un passo indietro, nessuno di noi potrà dire, lo dico a Santo con tutto l'affetto del mondo, la mia raccolta di fondi è meglio di quell'altra. Non fermate questo lo dico anche a Stefano, non fermate. Io capisco che qualcuno ieri può aver provato il disagio di dire: ma come, l'avremmo potuto fare anche noi il reparto, avevamo i soldi per farlo. Ma un reparto fatto coi soldi raccolti con le magliette è diverso da un reparto semplicemente costruito coi soldi dell'ALS. Sono due cose diverse. Diventa parte di una comunità. È stato un gesto di fondamentale importanza per muovere una comunità, per ricucirla. Perché Taranto ha bisogno di essere ricucita nella verità, non nelle bugie, non nelle pacche sulle spalle.
Ignazio ha detto: io ci ho anche litigato con Nadia. Noi dobbiamo anche litigare, se è il caso. L'importante è riconoscerci quella fiducia reciproca e quella buona fede, fino a prova contraria, intendiamoci, fino a prova contraria, perché se poi qualcuno dimostra di non stare dentro questo disegno, noi dovremo accorgercene e proseguire il cammino. Un cammino, ovviamente, che io mi auguro di poter spiegare al resto d'Italia. E Margherita mi potrà dare una mano, perché altrimenti continueranno a dirci che noi danneggiamo l'economia nazionale, che è un'accusa permanente su ogni giornale, su ogni blog, su ogni trasmissione televisiva. Non parlano mai dei dati epidemiologici, non parlano mai dello stato di cattiva manutenzione della fabbrica che mette a rischio anche gli operai, non parlano mai di queste cose, parlano sempre del fatto che noi stiamo danneggiando l'economia nazionale. Noi non abbiamo alcuna intenzione di danneggiare l'economia nazionale, noi vogliamo che questo Paese rispetti la Costituzione. Nella Costituzione prima viene il diritto alla salute delle persone e poi viene il diritto alla produzione. E non è impossibile tenere insieme queste due cose. Io mi auguro, e chiudo, mi auguro che la verità e l'armonia, perché armonia può andare d'accordo solo con verità. Se uno dice una cosa, poi ne fa un'altra, l'armonia evapora sull'istante. Che questa armonia possa essere garantita ancora a lungo da una memoria viva. Avrete notato che oggi sembra quasi che sia qui tra di noi, cioè non stiamo parlando di una persona che non c'è più. C'è forse persino più di prima, non so quale sia il miracolo. Il senso della vita e il significato della morte per me alle volte sta nel fatto che sembra quasi che pure questo dolore immenso sia una sorta di esaltatore del profilo di una persona. Quando una persona ha un profilo straordinario, un dramma come quello di averla persa troppo presto è quasi un modo per fissarla in maniera imperitura, si diceva una volta, per sempre. È dura per noi, immagino per il papà e la mamma, come deve essere, per la sorella, il cognato, i nipotini, deve essere durissima, però è andata così e la vita è fatta anche di queste cose. Voglio anche dire una cosa: Brescia è una città che assomiglia molto a Taranto e io non me ne scordo, perché la solidarietà che Brescia e Nadia ci hanno dato, noi dobbiamo darla a Brescia. Brescia vive un dramma identico a quello di Taranto, è una delle città più inquinate d'Italia, è una città dove a lungo lavorazioni industriali pesantissime hanno portato i dati epidemiologici in termini molto simili a quelli di Taranto. Taranto purtroppo non è sola nel suo dramma e Brescia è una di quelle città che deve considerare sempre, lo dico a Margherita e a Maurizio, deve considerare sempre che noi siamo a disposizione di quella città. Siamo pronti a fare qualunque cosa di utile con le istituzioni, con la regione, per trovare le soluzioni migliori, per portare le nostre esperienze, perché noi non dimentichiamo e vogliamo unire questo Paese. Quindi grazie davvero a tutti. Voglio ringraziare in modo particolare il dottor Cecinati, perché anche queste storie vanno raccontate. Io l'ho conosciuto a Bari Vecchia, quando lui ancora non era medico, non era ancora laureato, io ero magistrato della direzione di settore antimafia e a Bari Vecchia non si poteva neanche entrare. Adesso c'è la movida e allora non si poteva entrare. E questo giovanissimo studente in medicina era in un'associazione, Un Mondo e la Luna si chiamava, mi ricordo pure il nome, che stava dietro ai bambini di Bari Vecchia che rischiavano di perdersi nella devianza criminale, nella devianza sociale. Ho visto come lavorava, ho continuato a seguirlo per quello che potevo, perché poi a un certo punto era andato a finire a Pescara. Era andato a finire a Pescara ed era diventato un oncologo pediatrico. Decidere di diventare un oncologo pediatrico non è una cosa come decidere di fare il commercialista o il magistrato, è un'altra roba. Ecco perché io lancio continuamente appelli a tutti quelli che vogliono venire a Taranto a combattere questa battaglia, a fare i guerrieri al fianco di Nadia. Io ho bisogno che vengano qui medici di tutti i tipi, a partire ovviamente dai pediatri, perché Valerio è
il primario di tutta la pediatria, non solo dell'oncologia pediatrica. E abbiamo fatto un bando in cui, perché è chiaro che se non avessimo inserito nel bando che ci serviva un pediatra oncologo, sarebbe arrivato un bravissimo pediatra che non era un oncologo. E abbiamo fatto una scelta precisa. Devo dire, abbiamo anche chiesto e spiegato a Valerio che qui non si poteva venire e passare. Lui è qui, armi e bagagli, si è trasferito qui. Io adesso lo sto un po' anche, come si dice, inchiodando. È qui con tutta la sua famiglia, è qui con tutto il suo portato, con tutta la sua storia. Ed era quello che ci voleva. E sono tanti, secondo me, i medici che possono fare le stesse cose di Valerio, e sono tanti quelli che le fanno, perché Valerio adesso in questi giorni è un po' una star. Mi raccomando ai colleghi, io so come funzionano queste cose. Valerio tra un po' tornerà, come si dice, nel suo angolo e a fare il suo lavoro. E c'è spazio per tutti. Lui vi ha ringraziato, perché è della cosa che mi dice continuamente, dice: sono capitato in un posto dove tutti i colleghi mi stanno dando una mano, anche perché lui ha bisogno di tutto e di tutti, come voi avete bisogno di lui. E quindi mi raccomando, persone dove la parola io non esiste e viene sostituita dalla parola noi, perché la parola noi è la chiave della riscossa di Taranto. Se Taranto comincerà a declinare tutti i verbi con noi, noi avremo un grandissimo risultato. O credo di avere detto tutto, o se ho dimenticato qualche cosa perdonatemi, ma sono emozionatissimo anch'io. Adesso voglio solo dirvi questo: noi dobbiamo salire su nel reparto per scoprire la targa. È un momento formale e non possiamo salire tutti per motivi che sono assolutamente chiari. Dobbiamo rispettare i bambini, dobbiamo rispettare il reparto, quindi saliremo in pochissime persone. Tutti gli altri potranno seguire in diretta quello che faremo su, che poi non è niente di speciale, è la scopertura della targa. Quindi noi ci scusiamo del fatto che non possiate salire tutti, ma penso che sia stata una decisione giusta quella di non creare problemi al... E d'altra parte il primario questo ci ha consentito, non potevamo fare molto, molto, molto altro. Quindi io vi ringrazio, vi ringrazierò ancora. Adesso, nell'attesa che noi saliamo, verrà proiettato un bellissimo filmato che ovviamente riguarda Nadia e che vi consentirà di attendere il nostro arrivo su al reparto senza buchi. Grazie a tutti e auguri, buon Natale, forza Taranto, allora, forza Taranto. Mi raccomando, perché noi ritorneremo qui. Così prevede il cerimoniale, così mi hanno detto. Ritorneremo qui, quindi il tempo di andare e tornare, e le immagini passeranno in diretta. Ah no, il cerimoniale ha cambiato, non ritorneremo più. E noi a me invece mi hanno dato. Va bene. Giuseppe, me le prendi tu le magliette? Grazie. Sorrisi
Dall'odore
dagli occhi sorrisi. Vai, vai, sono partito. Allora, Margherita, questo è il reparto. E ovviamente questa è la parte ampliata di recente. E abbiamo spostato... Buongiorno. Sono i membri dell'associazione Simba. Piacere, benvenuto. Grazie di tutto. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno, grazie di tutto. Grazie. Grazie a voi. Valerio. Illustra tu gli interventi che sono stati fatti. Allora, questo che stiamo attraversando è il reparto di pediatria, che anche comunque con i lavori è stato ristrutturato, è stato tutto ridipinto e nuovo, sono state anche ristrutturate le stanze e quindi diciamo la possibilità dei lavori che sono stati fatti al reparto di oncologia pediatrica ha dato la possibilità anche di ristrutturare il reparto di pediatria. Queste sono tutte le stanze dove ci sono i bambini in degenza, che sono praticamente ricoverati. Il primo reparto, il primo che è stato costruito da Nadia, è dall'altro lato, che comunque è stato mantenuto ma è stato trasformato nell'ospedale da giorno. Poi se ci riusciamo ve lo faccio vedere. Questi sono i bimbi nostri. Ci vuole una forza enorme. Quindi queste sono tutte le stanze della pediatria. E quindi ci sono stanze che sono a più letti per la pediatria, quindi dove c'è praticamente una degenza che prevede. Questo è tutto il mio personale e io, se non ci fossero loro, non avrei la mia coordinatrice, la mia ex coordinatrice e tutti gli infermieri, i medici che lavorano con noi, le ausiliari, il personale. Sono tanti, ma non importa, lo faccio molto volentieri, grazie. Grazie a voi. Lui ha una borsa di studio, anche lei, proprio con i soldi delle maniere. Loro sono due medici che hanno con i soldi delle maniere. Infermiere, Adriano. Grazie di questa scelta. Grazie. Lei è la specializzazione che vale il doppio. Lei è la dottoressa Brescia che si occupa del reparto di oncologia. Tutta la mia solidarietà. E loro ci sono, e qua ci sono invece questo signore, è il nuovo reparto, e qui comincia la parte che è un reparto bellissimo. Attenzione alle mie infermiere, perché questo è ciò come infermiere, quindi. Allora, lì c'è la targa che è stata anche suggerita dalla sensibilità della signora, e poi sopra ci abbiamo ovviamente l'interazione del reparto. Non so se si può tirare di... No. Come funziona la targa? Ah, prima la targa, come volete fare? Lasciamo fare, voi siete i padroni di casa. Prima la targa? Tirate. Allora, un momento solo, pare che vogliono fare prima la targa, poi il nastro col reparto. Allora, signora, prego. Togliamo la targa. Scusi, tiro via così? Sì, sì. Siamo tutti così. Meritato, Sì, tutta, davvero, tutta, una cosa bellissima.
grazie a lei, grazie a voi. Era... E a furor di popolo. Valerio, scopri tu la targa grande, dai. Sì, dai. Signora, posso io? Cioè, e questo serve, io il direttore, uno, due, tre, via. Taglia Pietro. Pietro, allora ti diamo noi il via. Uno, due, con una mano. Dovete andare un po' di più però, eh. Aiutato. Bravissimo! Bravo Pietro! Pietro, sei stato bravi! Tipo il matrimonio. Entriamo magari qualcuno di noi. Ma, allora entriamo con Maurizio e Margherita, come sì, vuoi fare? Sì, sì, no. Però. Allora, vedete. Un po' di pazienza, perché non possiamo entrare tutti insieme. Allora, queste sono il nuovo reparto. Ecco. E grazie all'associazione Simba sono state fatte tutte queste decorazioni. Tutte vieni, Ignazio, deve venire. Ignazio. E sono state fatte queste decorazioni dall'artista, grazie chiaramente all'associazione delle magliette, tutto questo in questa stanza. Buongiorno signorina. Signora, la mamma di Anna, Buongiorno. Che bello. Sono la stanza, questa è la stanza singola. Quindi proprio bello. Poi invece c'è la medicheria, poi qua c'è un'altra stanza, è una stanza in cui c'è una bimba che preferisce, non la lasciamo tranquilla, però magari vi facciamo vedere, se venite tutti, Stefano, Santo, venite, vi facciamo vedere praticamente la stanza. Vabbè, questa penso che sia una vista impagabile, e il essere ricoverati qui, avere questo, è sicuramente una situazione di conforto. E questo invece è la stanza. Prego signora, venga signora. Papà, prego. E questa stanza è una stanza di degenza che dà la possibilità di poter essere ricoverati, di poter fare terapia per due posti letto, ce ne sono tre dall'altra parte, un altro sono in tutto sei, quindi sono stati raddoppiati. Quindi questo penso che sia un bellissimo grazie, il signore è l'artista che ha decorato. Esatto. La camicia. E quindi praticamente prego. Okay. Qui ci sono praticamente tutti le decorazioni che ha fatto in maniera tale che, e sì signore, questo il meglio deriva proprio da quello che ci ha lasciato lo Strafonia. Questa è la cosa importante, ci ha insegnato a fare delle cose al meglio. E quindi a puntare, brava, questa è una cosa importante, quindi per noi questo è un punto da dove cominciare a lavorare. Ora riprendiamo a lavorare, ce la dobbiamo fare, insomma. Certo. Dobbiamo fare il nostro aiuto. Grazie signora, sì, grazie. Io mille. Volevo invitare Don Cristian, prego. Don Cristian, facciamo qui la benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, che ha dato ai Suoi discepoli la missione di curare e sollevare gli infermi, sia con tutti voi. E con lo Spirito. Il Padre delle misericordie, Dio di ogni consolazione, che tutti consola per mezzo del Suo Figlio nello Spirito Santo, guarda con affetto di predilezione ogni persona che soffre nel corpo e nell'anima, e quanti prestano loro assistenza e aiuto.
I malati infatti completano nella propria carne ciò che manca alla passione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa e rendono presente in modo singolare la persona stessa del Signore. Egli si identifica negli infermi a tal punto da ritenere rivolto a sé ogni gesto compiuto in loro favore. Affidiamo a Maria, salute degli infermi, la nostra supplica per ottenere la divina benedizione su questo reparto, sui malati che sono accolti e su quanti si prodigano al loro servizio. Preghiamo. Signore benedetto Dio nostro Padre, per i benefici che ci hai elargito in Cristo tuo Figlio, egli è venuto a guarire le nostre infermità e debolezze con la potenza dello Spirito Santo. Inviando i discepoli a predicare il Vangelo, ordino loro di visitare e curare gli infermi. Fa che i nostri fratelli e sorelle, degenti in questo reparto, siano assistiti dai medici e dai loro collaboratori con premurosa attenzione e curati con assidua sollecitudine, perché, rientrando nelle loro case, fisicamente e spiritualmente ristorati, lodino ogni giorno la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, consolatore degli afflitti e sostegno dei sofferenti, che vi ha convocati a inaugurare questo reparto, preparato con intelligenza d'amore per la cura degli infermi, vi confermi con la sua grazia, perché rendiate un fedele servizio a Cristo presente nelle sue membra. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie. Non solo per questa benedizione, per tutto il resto. Allora, volevamo salutare tutti coloro che sono ancora nella sala. Ovviamente si è trattato di una cosa semplicissima e velocissima. Grazie di essere stati tutti con noi, grazie di aver partecipato con Margherita e Maurizio a questa giornata emozionante. Auguri a tutti, buon Natale e buon anno. Ciao.